Amici, ciao, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovissimo video, benvenuti in questo nuovo weekly vlog. Oggi è lunedì 7 di febbraio e finalmente sono riuscito a dare analisi 2, un esame che mi ha tenuto impegnato per non tanto di più, per questo non sono riuscito a pubblicare neanche sabato scorso, non so in realtà quando vedrete il prossimo video, spero a breve e sarà sicuramente il feeding video. Fatemi sapere se vi è piaciuto, se l'idea vi garba e soprattutto... Qui adesso sto allestendo tutto il set per fare la scenetta con lo chef Tappo. Ho una mezza idea in testa, non so ancora cosa uscirà fuori. Spero e mi auguro che vi piaccia. Comunque, c'è una cosa da fare questa settimana, non so quando, e ho bisogno del vostro aiuto. Infatti vi chiederò su Instagram con qualche sondaggio qualche idea. Vi spiego subito. Io ho appena passato l'esame, per cui devo disfarmi di tutti questi quaderni di esercizi che devo buttare. Ci ho conservato da non so quanto tempo e devo assolutamente... buttare da qualche parte, fargli fare una bruttissima fine. Non so ancora cosa gli farò fare, sarà una vostra idea. Ho appena finito di registrare la storia su Instagram, vediamo adesso nella settimana cosa mi consigliate di fare. Ragazzi, perfetto, sono riuscito a registrare la parte del feeding video. Spero che vi sia piaciuto. Ci ho messo una vita e mezzo, nel frattempo sono andato anche al supermercato, ho comprato una pera e quattro prugne per il video. Mettevo vergogna di comprare una prugna, però una prugna mi serviva. Vabbè, alla fine sti cazzi. Che dire, oggi mi sa che non farò altro. Ora vado a mangiare, monto magari qualcosa e ci vediamo direttamente domani. Buongiorno amici, oggi è martedì mattina, sono le 10:10 e oggi si ricomincia a studiare. Dannazione, mi devo mettere sotto, farmi un bel planning, sperando di riuscire a farlo, perché insomma se no non si va da nessuna parte. Tra l'altro ieri mi avete dato un sacco di consigli su che morte far fare a questi quaderni, quindi rimanete sintonizzati perché nei prossimi giorni o oggi non so, comunque vi faccio sapere un po' che cosa ne faremo. Ok ragazzi, sono quasi le 4 e adesso devo già riprendere a studiare. La cosa non mi garba assolutamente. Tra l'altro qui ci sta Bom che va gironzolando. Ciao Bom. Io stavo dicendo, devo riprendere a studiare e la cosa non mi va assolutamente. Però sono passate circa 24 ore da quando ho fatto la storia su Instagram e mi avete dato un sacco di consigli abbastanza bizzarri e malati, qualcuno anche decisamente più intelligente, su che fine far fare ai quaderni che sono qui dietro. Ho appena accompagnato una sorella e un'amica e ora torno a studiare. Però prima volevo leggervi qualche consiglio che mi avete dato, tipo tritali con un biotrituratore oppure avvolgili nei petardi. Devo dire che questi petardi sono stati molto gettonati. Dagli fuoco, usa le pagine come substrato, che sarebbe un'idea intelligente di riciclo e neanche troppo aggressiva. Poi c'è falli mangiare dal freddo, dagli fuoco, alcol e accendino, oppure grazie Allegra, che sei una persona intelligente, mi ha detto usale per farne della carta pesta per delle prossime tanette in stile falegno. Prossimamente una nuova puntata di Arredi a 4 soldi, proviamo a farlo. Tra l'altro amici, tornando a casa mi sono fermato in questa zona dove ultimamente stanno a due passi da casa mia costruendo l'inverosimile. Lì stanno facendo non so che cosa, lì hanno appena fatto un MT e qua stanno facendo un negozio di animali. Pazzesco, cioè veramente 3 secondi da casa mia. Speriamo che mettono anche rettili, io vi faccio vedere l'insegna. Fatemi sapere se lo conoscete o se è nuovo anche per voi. Chiama Zoo Quark, c'è scritto prossima apertura. Boh, voi lo conoscete? Io non l'ho mai visto in realtà. Beh, speriamo che abbia... Lì ci sono... Vedo un topino e altri animali, però non vedo rettili. Dannazione, speriamo bene. Amici, buongiorno, buon mercoledì. Stamattina sono nuovamente in modalità trasporto. Mi sono svegliato vergognosamente tardi in realtà, quindi ho avuto giusto il tempo di dar da bere agli animali e di farmi una lezione divertentissima di circuiti. Adesso, come vi dicevo, sono in modalità trasporto. Qui c'è la 600 mobile con il polistirolo, quello che uso per portare gli animali, perché sono andato a prendere nuovamente la Geca Ciliatus Harlequin che avete visto negli scorsi video. Stavo pensando che mi sono un po' scocciato di andare girando con questo scatolo di polistirolo della Purina. Ed è il momento di fare uno scatolo personalizzato. Che ne pensate? Comunque comincia la tortura dei quaderni. Uno lo daremo in pasto ai cani, vediamo che fine ci fanno fare, e un altro lo investiamo con la macchina. E me ne conservo anche qualcuno da mettere come substrato per le cacate dei piccolini. Comunque adesso mettiamoci lavoro e puliamo un po' i uccelli. Qualche grillo che non è mangiato, che è morto. Ah, però volevo un po' bagnare il substrato perché è in effetti un po' secco. Dove vai tu?
Substrato pronto, nel frattempo qui c'è Celli che va girando, adesso lo riallestiamo e ti metto anche una signorina per passare la serata, che ne pensi? In realtà si è già riaccomodato e devo dire che queste piantine gialle, per quanto finte, non mi danno un effetto plasticoso, e il che non mi dispiace affatto. Adesso reinserisco anche Coco, do una spruzzatina generale per farli bere e poi basta così, ci vediamo più tardi. Inseriamo anche la chiattissima Coco. Ah, tra l'altro non ho messo neanche il coperchio del terrario. Vai Coco, vai. Ah, vieni. Bella. Ehi. Mangia il quaderno. No, qualcosa è andato storto. Vieni qua. Kiran, mangia il quaderno. Kiran, vieni. Vieni a mangiare il quaderno. Non ti convince? Forse non è stata una buona idea. Tornamento delle 2:30, 3, non so che ne sono. Celli ha colpito. È lì che qualcosa sta facendo. Non so esattamente se sia riuscito, se non sia riuscito, però lo vedete? L'ha acchiappata. 7:10. Sono un po' triste stasera perché ho studiato poco. Infatti ora mi metto sotto e mi faccio un bel planning, perché altrimenti non riesco a combinare niente come si deve. Allo stesso tempo però sono abbastanza contento perché ho trovato un appoggio per una fiera prossima. Non vi dico ancora nulla, ve lo racconto domani con calma, le fiere in cui ci sarò e dove non ci sarò. Vediamo, comunque adesso tocca dar da mangiare un pochino a Olaf. Non me la faccio vedere mentre mangia perché è uscito un feeding video ultimamente, quindi già vedete, avete già visto come mangiano i miei animali. Insomma, c'ho anche già il pigiama. Adesso do da mangiare a Olaf, mi faccio il planning e mangio. Poi stasera chi lo sa che fine faccio, però noi probabilmente ci vediamo direttamente domani. Buongiorno, oggi è mercoledì, stamattina sono stato decisamente più diligente di ieri. Mi sono svegliato presto e sto già studiando da poco più di un'oretta. Adesso però faccio una piccola pausa, mi faccio una merenda e vi aggiorno un attimo sulla questione fiere, quelle imminenti a cui verrò. Allora, mi sono fatto intanto qua questo bel paninozzo e vi dicevo, sicuramente il 26 di febbraio sarò alla fiera di Fiano Romano, I Love Reptiles, questa qui, magari se metti a fuoco. Vi lascio anche il link in descrizione per fare i biglietti online, cosa che vi consiglio assolutamente perché così vi risparmiate la fila, entrate direttamente, si fa subito. Io credo che ci sarò dalle 9:30 alle 12:30, generalmente sono in questa fascia oraria, mi trovo bene, c'è tutto quello che voglio vedere e insomma credo proprio che ci sarò la mattina. Comunque su Instagram magari vi do qualche aggiornamento, qualche dettaglio definitivo più in là, però credo proprio che ci sarò la mattina. Poi il 26 e 27 marzo, stavolta entrambi i giorni, sarò a Milano alla fiera Esotica Pet Show. E ragazzi, credo che sarà una bellissima fiera, ma lo sto aspettando con tanta ansia. Anche qui vi lascio il link in descrizione per fare i biglietti. Fatevi che ci sarò entrambi i giorni, ci salutiamo, se avete voglia di farmi qualche domanda sono a disposizione. Bene, queste erano le fiere a cui prenderò parte prossimamente. In realtà non so quali saranno poi le prossime, nel caso vi aggiorno. Buonasera, oggi è venerdì, non ho fatto praticamente nulla a parte studiare tutto il giorno, quindi non ho vloggato nulla. Sto facendo questa clip molto improvvisata perché ho trovato un'altra utilità dei fogli dei quaderni. Li metto a terra per non sporcare ora che faccio lo sfondo del terrario per vernici, cose che non vi spoilerò. Quindi giusto per dirvi, un altro riciclo creativo. Buongiorno ragazzi, buon sabato, è circa l'una, oggi non ho fatto null'altro che studiare, circuiti, quindi che sto di non ho vloggato nulla. Adesso sto andando a riportare a casa Coco, la Ciliatus di quell'amico, dell'amica, non so, insomma la riporto a casa, poi vado a prendere mia sorella a scuola, non so se farò qualcosa di interessante oggi, e più tardi vi do anche qualche aggiornamento sulla questione maschio di leopardino, sulle uova che mi sono state fatte, quelle che non mi sono state fatte, si accoppia, non si accoppia, insomma ne parliamo un po' più tardi. E ieri comunque è uscito il video in cui do da mangiare a tutti i miei animali, un feeling video che pensavo vi interessasse, me l'avete chiesto in 50.000, però non se l'è cagato nessuno. Ve lo lascio qui, io sono in alto a destra, non so dove uscirà, andatevelo a vedere perché mi sono impegnato tanto.
Avete ragione, ieri mi sono dimenticato sia di vloggare che di fare l'aggiornamento uova. Per fortuna però c'è anche un altro giorno, che oggi è domenica, e vi racconto un po' tutto. Sto per uscire, sto andando a portare l'ultimo giochino che mi era rimasto, quindi nuovamente in modalità trasporto, stavolta con questo polistirolo un po' più piccino. Mi sto portando anche questo box qui con lo sfondo che feci un po' di tempo fa, che il ragazzo che lo deve prendere ha detto che è le prime armi, quindi magari può aver necessità anche di un box del genere. Adesso provo a proporglielo. Tra l'altro ieri sera mi sono dimenticato di vloggare ed era un problema perché sono rimasto appena con la macchina, quindi sarebbe uscito anche il contenuto. E invece no, non ho vloggato nulla, sono soltanto rimasto senza benzina e sono andato girando a piedi con la tanica in mezzo al nulla. Sarebbe stato un bel video in effetti. Vabbè, adesso mi muovo perché già ho fatto tardi. Ok, il giacchino venduto, alla fine ragazzo si è preso soltanto il giacchetto senza la vaschetta, perché ha preso un terrarietto da Zomiguana che alla fine gli hanno anche fatto un mezzo pacco, perché prima gli hanno detto 35, poi gli hanno fatto pagare 40, non è neanche enorme. Gli avevano detto che il terrario era un 60x40, alla fine gli hanno fatto, era tipo un 20x20 per meno di 40, e prima gli hanno detto che costava 35, poi gli hanno fatto pagare 40. Gli hanno fatto un bel pacchetto in realtà. Vabbè, adesso entro un attimo al cinese che devo prendere una scatola per la mia ragazza, che domani è San Valentino, ovviamente sono sempre in anticipo. Per cazzo, sempre in ritardo. Vabbè, ci vediamo più tardi. Ho comprato quello che dovevo comprare, ma ho preso anche qualcosina in più. Mi sono fatto un attimo prendere la mano dal fatto che, lo faccio vedere tra poco. Allora, questa è la roba che ho preso. E io ero lì per prendere giusto una scatolina così, cuoricina per la mia girl. Però mi sono ritirato con una busta di robe, perché io ultimamente sto impazzendo per queste piantine finte, dannazione, che ne hanno fatte di molto molto carine, e quindi ne ho prese non una, 2, 3, 4, 5, pensavo di più, e poi ho preso anche un cazzettino qua di naso isolante che l'avevo finito. Aggiornamento situazione uova e accoppiamenti. Sembra che i Ciliatus non facciano nulla, cioè si sono accoppiati, però Coco non ha deposto nulla. Oggi è tipo il 50° giorno, avrebbe dovuto deporre, però non ci sta niente. In realtà non mi sembra neanche che abbia le uova, non capisco questa cosa. Christian, mica mi hai fatto il pacco, ti taglio le corna, eh. E io sono sicuro che Bomb stia ovulando e che si debba accoppiare in questo momento, perché io qui ho Alfredo, e se lo mettessi per qualche secondo qui dentro, vediamo che fa. C'è qua? No, Fabian fa male. E io lo sapevo. Però non ti posso lasciare accoppiarti, mi serve un Max Dow. In conclusione, Celli e Coco si sono accoppiati, ma ancora niente uova. Khadgar e Stripe si sono accoppiati più volte al momento, la prima coppia di uova hanno fatto e nulla. Mentre Bomb e Snow sono pronti ad accoppiarsi, ma mi sembra mi serve un maschietto, quindi lasciatemi nei commenti la preghiera più efficace che conoscete, perché ne ho bisogno. E per il resto direi che abbiamo finito. Io vi ringrazio ancora una volta per avermi seguito fino a questo momento, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video, sempre qui, chicca dillo tu.